Tutti vogliono il paradiso, ma nessuno vuole morire. Questa è una frase dei Marines che rappresenterà in pieno questo video. Ok, cosa ti sta bloccando? Cosa ti sta fermando? Perché non stai facendo quello che dovresti fare? Perché non stai iniziando a fare qualcosa? Perché stai parlando di quello che vorresti senza fare niente al riguardo? Se parli di qualcosa, se vuoi veramente raggiungere qualcosa, comincia a fare qualcosa al riguardo. Non aspettare di avere i soldi, non aspettare di avere il tempo, non aspettare, non continuare a dirti tutte queste scuse, non continuare a creare tutti questi alibi sul perché non lo stai facendo. Devi cominciare adesso, devi iniziare a fare quello che dovresti fare. Se vuoi aprire un nuovo business, se vuoi cambiare il tuo fisico, se vuoi iniziare a leggere un libro, se vuoi cambiare le tue relazioni, qualunque cosa tu voglia fare, devi iniziare a farla oggi, perché c'è una differenza sostanziale tra parlare di qualcosa e fare qualcosa che riguarda. Devi cominciare con quello che hai, dove sei, va bene, basta che cominci, un piccolo passo alla volta ti porterà a destinazione. Comincia a aprire quel blog, comincia a creare quel sito, comincia a comprare quella telecamera, comincia a fare quell'abbonamento in palestra, comincia a prendere quei biglietti per cambiare nazione, comincia adesso a fare qualcosa, perché cominciando sarà tutto più semplice, perché capirai dove sei, capirai quanto ti manca, capirai quanta strada ancora hai da fare. Ma se non inizi, se non cominci a fare qualcosa e aspetti e continui ad aspettare, diventerà sempre più difficile, diventerà sempre più duro iniziare. Una volta che prendiamo un po' di movimento, una volta che stiamo andando da qualche parte, allora lì diventa più facile accelerare, diventa più facile prendere velocità, diventa più facile imparare. Devi imparare a cominciare e a divertirti mentre stai fallendo, mentre stai sbagliando, mentre stai imparando. Perché se vai all'università e ti diverti nel processo di fare esami, di sbagliarli, di riprovarli, se ti diverti quando devi trovare un modo per fare qualche soldo a fine mese perché ti sei stufato di chiedere i soldi ai tuoi genitori, quando ti diverti andando in palestra e sacrificando i tuoi pasti per essere in forma perché vuoi quel risultato finale, allora lì cominci a capire che cosa significa fare, che cosa significa lavorare duro per arrivare da qualche parte. Ma ti assicuro che l'unico modo che hai per arrivare dove vuoi arrivare è quello di metterti a fare qualcosa e cominciare a lavorare, smetterla di parlare di dove vorresti arrivare e cominciare a muoverti da dove sei. Chiediti cosa ti sta bloccando dall'iniziare. È la paura di sbagliare, è la paura di quello che gli altri potrebbero pensare di te, o è la paura di non sentire quel momento come il momento giusto per iniziare, o non sapere cosa può succedere? Perché a tutto questo c'è una risposta. Se la tua paura è quella di non sapere quello che potrebbe succedere, quello si chiama pessimismo, perché la possibilità che le cose vadano male è uguale a quella che le cose vadano bene. Quindi è solamente il tuo concentrarci su tutto quello che potrebbe andare male che ti porta ad essere infelice a non iniziare. Non è colpa di qualcuno, è la tua. Devi scegliere di vedere le cose positive, devi scegliere di concentrarti su tutto quello che potrebbe cambiare in positivo nella tua vita, piuttosto che vedere tutte le cose che potrebbero andare male. Se pensi che gli altri potrebbero pensare qualcosa di te, devi smettere di sentirti così importante, è un problema del tuo ego, perché nessuno se ne fregherà di quello che farai, ne potranno parlare un giorno, due, ma nessuno interessa di quello che fai tu. Quindi se dovresti essere tu che ti prendi cura di te stesso e fai ciò che dovresti fare. Se la tua cura è quella di non sentire il momento come il momento giusto per iniziare, allora devi capire che quel momento non arriverà mai, perché non c'è mai un momento in cui ci sentiamo sicuri di cominciare qualcosa. E se aspetti quel momento, aspetterai per tutta la vita. Quindi è meglio cominciare ed essere insicuri, diventare consapevoli e sicuri con il tempo, piuttosto che aspettare tutta la vita un momento che non arriverà mai. Inizia a fare qualcosa oggi, perché se non inizi adesso, se non inizi oggi, non inizierai mai più.